Buongiorno, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura la politica teramana. Pietro Di Stefano, che è il nuovo commissario del Partito Democratico, incontra gli iscritti nella sede teramana. Traghetterà il partito verso un nuovo congresso dopo la cosiddetta rottamazione del segretario provinciale Gabriele Minosse. Tania Bonici Castelli. Grande movimento, e non si vedeva da tempo, al Partito Democratico di Teramo. Arriva il commissario Pietro Di Stefano, dopo che la direzione nazionale ha deciso di rottamare il segretario provinciale Gabriele Minosse. Il nuovo commissario ci tiene a chiarire come siano andate davvero le cose e a spiegare come il partito teramano si fosse chiuso in se stesso. Lui lo traghetterà verso un nuovo congresso che porterà all'elezione di un segretario provinciale scelto dal territorio. Come stanno le cose? Le cose stanno che una classe dirigente, il segretario aveva manifestato più volte di farsi da parte, strano che avesse voluto anche stabilire lui i tempi. Quando il segretario di una forza politica dice che vuole andare via, che vuole passare la mano, di fatto ha già operato una rottura sentimentale e una disconnessione con il proprio popolo. Lui è chiamato a dirigere un partito, non a dire io me ne vado, poi vediamo. Questo significa prenderlo in ostaggio, non significa più dirigerlo. Ed allora è giusto che la direzione nazionale si sia interrogata su cosa stava succedendo, non in una sezioncina, ma in una provincia importante, specialmente per le sorti del centro-sinistra, come quella di Teramo. Acclarato come stavano, ha inteso commissariare, come dire, questa federazione per provare a riavviare un discorso con la classe dirigente, ricostruire l'unità, vedere come stanno effettivamente le cose, anche dove abbiamo avuto altri bandoni, e sperare, come io spero, di fare subito il congresso, perché sia fatta una nuova classe dirigente, un nuovo segretario che venga dal territorio. All'insediamento di Di Pietro a Teramo c'è anche la segretaria regionale del PD Manuela Di Pasquale, accusata pesantemente proprio da Minosse nel giorno dell'addio. L'ex segretario provinciale Minosse, andando via dal PD, ha detto che è stata anche colpa sua, perché lei rappresenta il vecchio. Vabbè, sono battute che si fanno in un momento di amarezza, perché insomma viveva un commissariamento. Il partito in realtà ha bisogno di tutto, in questo momento ha bisogno di unità, di confrontarsi, di contenuti, di riprendere il rapporto con il territorio, di riavviare una campagna di tesseramento e di adesione, e quindi in una fase anche di pacificazione. Noi abbiamo fatto un congresso regionale unitario con tutte le correnti, le emozioni di questo partito. Lo stesso Zingaretti ha dettato l'altro giorno la linea di una condivisione di gestione del livello nazionale. Speriamo di riuscire anche in questo territorio a pacificare le varie emozioni e a raggiungere una condivisione del risultato. E adesso la cronaca. Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 5 di questa mattina lungo la Val di Foro, all'altezza di Vacri. La vittima, Enrico Iacovella, operaio 41enne di Guardia Grele, era alla guida di una Mini Cooper. L'auto è uscita di strada dopo una curva, finendo contro il bordo di un muro di contenimento di un terreno, e si è ribaltata. Non sono stati coinvolti altri veicoli, sono due le persone ferite in modo grave e trasportate nel ospedale di Chieti e quello di Pescara. Si tratta di due giovani di Guardia Grele di 22 e 20 anni che erano a bordo dell'auto. Uno in prognosi riservata e sottoposto a intervento chirurgico, l'altro se la caverà in 40 giorni. Sul posto, oltre al personale della Polstrada del 118, anche i vigili del fuoco. E intanto il punto vendita Nike di Città Sant'Angelo chiuderà presto e i dipendenti saranno ricollocati in altri negozi sparsi per l'Italia. I lavoratori però non ci stanno e si sono organizzati in uno sciopero. Oggi ci troviamo di fronte a un'azienda che detiene all'interno dell'outlet di Città Sant'Angelo un punto vendita che ha sempre prodotto utili, che è in costante progressione di fatturato e per i motivi per cui non si riesce a capire la chiusura. Presidio dei dipendenti del negozio Nike questa mattina al Village di Città Sant'Angelo. I lavoratori manifestano contro la chiusura del punto vendita e il trasferimento del personale. È stato comunicato ai lavoratori tramite una lettera del 9 settembre la chiusura dell'attività commerciale, e contestualmente alla comunicazione di chiusura è stato comunicato loro che sarebbero stati ricollocati in uno dei punti vendita distribuiti nel territorio nazionale, il cui punto
punto vendita più vicino al, a Pescara si trova, è Valmontone a 200 km, per i fortunati che riusciranno a essere ricollocati su Valmontone. È evidente che, da parte dei lavoratori non ci sono le condizioni per poter supportare un trasferimento a 200 km. Perché? Perché parliamo di lavoratori part time, i cui contratti individuali oscillano tra le 18 e le 30 ore settimanali e il salario evidentemente non permette di poter supportare le spese. I manifestanti hanno indetto 4 giornate di sciopero, ma l'azienda non intende fare marcia indietro. I dipendenti chiedono che sia aperto un tavolo all'Ispettorato del Lavoro con i rappresentanti della Nike e del centro commerciale. Ci è stata concessa una fredda videoconferenza per cui gli interlocutori che ci siamo trovati di fronte non ci hanno spiegato le motivazioni, ci hanno immediatamente illustrato il fatto che loro non hanno potere decisionale, che l'azienda ormai è decisa e non sarebbero mai tornati indietro. Ci troviamo di fronte a un problema sia occupazionale dei lavoratori, ma anche la nostra preoccupazione è che la chiusura della Nike, l'abbandono sul territorio di una multinazionale come la Nike porti un effetto domino anche all'interno dell'outlet di Città Sant'Angelo. L'estate è oramai volta al termine, adesso è periodo di bilanci, è stata una stagione estiva positiva quella vissuta da Fossa Cesia. Ottimo il numero di presenze sulla spiaggia del Chietino, vediamo il servizio. È stato un record assoluto di presenze quello registrato a Fossa Cesia durante l'estate appena trascorsa. A dirlo sono i numeri: raddoppiate le presenze turistiche, triplicato il numero di coloro che anche dai paesi vicini hanno scelto Fossa Cesia come città per la spiaggia e la movida estiva, aumentati i numeri delle concessioni balneari e dei ristoranti, aumentati anche i numeri delle attività a carattere turistico ricettivo. I dati che abbiamo registrato sono indiscutibili, dichiara soddisfatto il primo cittadino, Enrico Di Giuseppe Antonio, e da un certo punto di vista anche inaspettati. La stagione estiva di Fossa Cesia ha infatti dimostrato come fare turismo significhi fare economia, tant'è che è stato registrato un aumento considerevole dell'occupazione. I fattori che hanno contribuito a questo exploit sono stati molteplici, a iniziare dall'eccellenza delle acque di balneazione, per passare attraverso i servizi resi, nonché alla presenza di locali in grado di soddisfare le esigenze di ognuno, alla spiaggia per tutti, all'organizzazione di eventi sul lungomare. Fossa Cesia da 18 anni è bandiera blu. Ora tocca a noi essere in grado di sfruttare al meglio questa situazione, aggiunge il sindaco, che ha mantenuto tra l'altro a sé la delega al turismo. Dobbiamo essere bravi a ottenere il massimo da questa situazione, allo stesso tempo preservare la naturalezza del territorio. Uno dei problemi da affrontare per l'immediato futuro a Fossa Cesia è quello dei parcheggi, che a seguito della realizzazione della Via Verde e quindi della chiusura di molte aree da parte della provincia di Chieti sono risultati essere insufficienti. Per la prossima settimana l'amministrazione comunale intende convocare un incontro con tutti gli operatori turistici per poi programmare al meglio la prossima stagione balneare, quella del 2020. Ci sono nuove richieste di investimenti sul territorio e Di Giuseppe Antonio punta ad approvare il nuovo piano regolatore e il nuovo piano spiaggia, che tengano conto di uno sviluppo sostenibile e di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. Il centro sportivo Le Naiadi ha dato ufficialmente avvio ai nuovi corsi, una notizia importante per lo sport cittadino e abruzzese. Le Naiadi hanno ufficialmente aperto i battenti e sono tante le persone in fila per iscriversi ai nuovi corsi. Abbiamo ridato un importantissimo impianto per la pratica sportiva e per la formazione sportiva a Pescara e all'Abruzzo. È un punto di partenza. Adesso ci dobbiamo occupare di coloro che lavoravano qui, che devono tornare a lavorare qui, quindi dobbiamo assicurare un equilibrio economico e continuare a far crescere questo impianto, che però oggi ha nuova vita. Le Naiadi sono un punto di riferimento per lo sport pescarese e nazionale. L'impianto infatti è stato teatro di importanti manifestazioni, grandi vittorie e amare sconfitte, nonché la casa di squadre con una storia alle spalle di tutto rilievo, come la leggendaria selezione cittadina di pallanuoto. Beh, io credo sia un punto di riferimento almeno per gli sport d'acqua in Italia, o comunque lo è stato e deve tornare ad esserlo e ha la potenzialità per poter tornare ad esserlo. Il nostro impegno è appunto quello di non smettere di occuparci delle Naiadi, ma di accompagnarle in questo percorso di rinascita fino a quando
magari torneremo a vedere una squadra di pallanuoto abruzzese giocare qui alle Naidi o qualche nostro grande atleta del nuoto magari ristabilirci un record o vedere grandi iniziative culturali, musicali e appunto sportive come alle Naidi era sempre avvenuto. E ora torniamo sulla cronaca. Un bambino di 3 anni è stato ricoverato per 4 giorni all'ospedale di Pescara a causa di una grave reazione allergica alle proteine del latte, che sarebbe stata provocata da ciò che il piccolo aveva ingerito nella mensa di una scuola dell'infanzia. Questa è la ricostruzione compiuta dal padre del piccolo, un uomo di 35 anni di Chieti, nella querela presentata ai carabinieri forestali di Pescara, che adesso faranno partire un'indagine. I fatti sono avvenuti il 23 settembre scorso, quando il padre è andato a riprendere il figlio a scuola e la maestra gli ha comunicato che il piccolo aveva rimesso 2 o 3 volte. Alla domanda del padre su cosa avesse mangiato per pranzo, il bimbo ha risposto di aver ingerito uno yogurt, nonostante i genitori avessero regolarmente segnalato al SIAN di Pescara, mediante apposito certificato, che il bimbo segue una dieta speciale a causa dell'allergia al lattosio. Ma adesso andiamo nel capoluogo. L'Aquila è sempre più città della conoscenza grazie alla collaborazione virtuosa tra Università, Gran Sasso Science Institute e i laboratori del Gran Sasso. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Un grandissimo successo all'Aquila per la Notte Europea dei Ricercatori, che ha visto 2 eventi insieme. Sharper, quello coordinato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione con Gran Sasso Science Institute e il Comune dell'Aquila, e Univac Street Science, curata invece dall'Università degli Studi dell'Aquila. L'Aquila si è trasformata così in un grandissimo laboratorio a cielo aperto. L'Aquila si connota così sempre più come città della conoscenza, grazie alla straordinaria triangolazione tra laboratori del Gran Sasso con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute più recente. Secondo me ricerca e tecnologia sono fondamentali per la rinascita dell'Aquila, perché io mi occupo di sviluppo locale ed è chiaro che l'innovazione e la ricerca sono degli ingredienti fondamentali per una regione proprio per crescere in modo continuo e anche nel lungo periodo. L'Università ad esempio ha questa terza missione, viene chiamata, e significa in pratica che deve comunque collaborare con le imprese del territorio per aiutarle a diventare più innovative e quindi anche ad avere profitti, a crescere in modo anche continuo nel tempo e quindi a creare anche lavoro. La politica non può fare a meno dell'approfondimento, non si può parlare senza sapere di cosa si parla. E quanto afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alle giornate dell'economia a Marcello De Cecco, ricordando la figura del banchiere ed economista Raffaele Mattioli e del suo impegno anche nella promozione e diffusione della cultura umanistica. Visco ha ricordato un carteggio fra Mattioli e Togliatti, dove il primo sottolineava il valore per la classe politica di conoscere i classici per comprendere il presente. Vediamo il servizio. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha inaugurato a Lanciano la mostra su Raffaele Mattioli, banchiere ed economista italiano del Novecento, nato a Vasto a fine Ottocento. Economia, cultura, storia, le 3 chiavi di lettura del personaggio abruzzese, protagonista nell'Italia del secondo dopoguerra. Un banchiere umanista, così viene ricordato Mattioli, spunto da cui è iniziato l'intervento di Visco, che ha fatto un chiaro riferimento all'attualità. La politica non può fare a meno dell'approfondimento, non si può parlare senza sapere di cosa si parla. Riferendosi ancora al dibattito attuale, in particolare sui temi della scuola, il governatore della Banca d'Italia ha detto che non è certamente colpa del liceo classico, che qualche economista vorrebbe abolire, se il paese è in ritardo sull'high tech. Come insegna l'esperienza di Mattioli, mettere assieme la cultura umanistica, la storia e le scienze, ha detto Visco, è utile. La figura di Raffaele Mattioli è al centro delle giornate dell'economia intitolate a Marcello De Cecco, a Lanciano, altro illustre economista d'Abruzzo, lancianese, scomparso nel 2016. È una tradizione longeva, quella degli economisti abruzzesi, come sottolinea il professor Pierluigi Coccia, pescarese e, manco a dirlo, economista anche lui. E quindi Marcello De Cecco ed io siamo stati abbastanza orgogliosi di questi
nostri predecessori, che abbiamo studiato, che abbiamo riproposto, le cui opere abbiamo in parte riproposto. E naturalmente Raffaele Mattioli è stato anche un economista non accademico, ma molto colto, molto originale, molto legato a Piero Sraffa, che non era abruzzese, ahimè, ma è stato il massimo economista italiano del Novecento. Davvero sarebbe importante, e questa mostra che viene proposta su Mattioli, sarebbe molto importante che gli studenti queste cose le sapessero, le apprezzassero, e quindi l'invito a loro in particolare è di venire a visitare la mostra. Dalla storia all'attualità, al via la 10ª edizione di Nonno Ascoltami. Sarà disponibile a Piazza Salotto un presidio fisso dove poter effettuare gratuitamente una visita all'udito. Nonno Ascoltami non è la richiesta di un nipote spazientito, ma la manifestazione per prevenire i disturbi dell'udito, che torna a Pescara per la 10ª edizione. Siamo partiti proprio da Pescara, abbiamo girato l'Italia intera con tutti i patrocini e riconoscimenti possibili dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero della Salute. Ieri per la seconda volta è arrivato il patrocinio del Consiglio dei Ministri, qualche giorno fa la seconda medaglia d'oro del Presidente della Repubblica. Oltre 230 piazze, fatte 70.000 visite e oltre 100 conferenze stampa, torniamo qui orgogliosi. E come al solito tanta gente, un attimo atmosfera di festa, nonni e nipoti insieme che magari si tengono per mano con un palloncino in mano, si avvicinano alle tende in cui c'è l'ospedale in piazza, un ospedale che è sempre disponibile, il dottor Caporale con tutto il suo staff si mette a disposizione appunto della gente per fare un controllo dell'udito e per dare un consiglio. Questo è il primo atto, il primo momento di presa di coscienza di un problema così importante che, se trascurato, rischia di portare le persone all'isolamento. A Piazza Salotto sarà allestito un vero e proprio ospedale mobile dove chiunque potrà farsi visitare gratuitamente e farsi consigliare dagli esperti. Quali sono i campanelli d'allarme per iniziare a preoccuparsi di questo problema? Ma innanzitutto dobbiamo capire che nella fascia più avanzata di età il problema è molto diffuso e il sentire ma non capire è il primo campanello d'allarme e deve far rivolgere il paziente ad uno specialista otorino in modo da eseguire una visita completa corredata di un esame audiometrico che metta in evidenza il problema udito e quindi poi approcciare una terapia adeguata. La protesi rappresenta ancora oggi il baluardo, ma ci sono tante ipoacusie che possono essere trattate chirurgicamente, soprattutto con l'avvento degli impianti cocleari quando abbiamo di fronte un problema di un'ipoacusia profonda, ma anche le cosiddette protesi impiantabili dell'orecchio medio, che negli ultimi 10 anni ha avuto una larga diffusione. Il 19 e il 20 di ottobre al Paladin Martin di Montesilvano, appuntamento con Io Canto, la gara canora dedicata ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. Presenta l'evento Federica Peluffo, che ascoltiamo nell'intervista nel servizio di Alfredo Primante. Io Canto vuole essere, diciamo, un momento, sono 2 giorni dedicati ai ragazzi dai 6 ai 16 anni a partecipare a questo concorso. Diciamo che il concorso è chiuso ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, ma l'invito è veramente a tutti, a tutte le famiglie, a tutti coloro che vogliono venire a passare 2 giornate in allegria, ma soprattutto a tastare con mano quelle che sono le eccellenze d'Abruzzo, perché saremo aiutati e supportati anche da molti brand abruzzesi e non solo, che aiuteranno affinché questa manifestazione riesca al meglio. In più abbiamo la collaborazione con l'Istituto De Cecco di Pescara, che in quelle 2 giornate svolgerà l'Open Day. Ecco, tornando proprio alla manifestazione canora, alla gara possiamo dire, gara che è aperta non solo ai ragazzi abruzzesi ma insomma a tutta Italia. Oltretutto in questa manifestazione ci sarà anche una madrina d'eccezione, Sandra Milo. Assolutamente sì, intanto ci piacerebbe che venissero anche ragazzi al di fuori dell'entità abruzzese, quindi siamo aperti veramente a tutto, diciamo che cominciamo a crescere, ecco, quindi sarà il nostro trampolino di lancio. La madrina è Sandra Milo, visto che abbiamo fatto un'edizione estiva dove lei ha partecipato ed è stata molto amata dal nostro pubblico, quindi abbiamo voluto riproporla, e nella serata finale insieme a Sandra Milo ci saranno in giuria anche la mitica Maria Grazia Fontana, che è la coach per eccellenza
eccellenza attualmente su Rai 1 con Tale e Quale Show. E poi abbiamo Cristian Imparato, che è il primo classificato, quindi il primo vincitore di Io Canto, che è il format nazionale, appunto andato in onda molti anni fa su reti nazionali. E siamo così giunti allo sport, che in apertura sicuramente la Serie B, e che dire, serata disastrosa quella di ieri per il Pescara, che nell'anticipo dell'Adriatico Cornacchia crolla al cospetto del Crotone degli ex Stroppa e Benalì. Biancazzurri che rimangono a quota 7 punti in classifica. E adesso la trasferta di Ascoli, che diventa ancora più delicata, il servizio della partita e le impressioni dei due allenatori. Vediamo. Seconda sconfitta consecutiva per il Pescara, che con un punto nelle ultime tre gare entra nel tunnel della prima crisi stagionale. Passi il risultato, ma ancora una volta a preoccupare è stata la prova ancora negativa sul piano del gioco di Fiorillo e compagni, apparsi anche psicologicamente fragili. Per il Crotone successo meritato, con Stroppa che batte per la prima volta la sua ex squadra. In difesa si rivedono Del Grosso e Campagnaro assieme a Zappa e Bettella, con una retroguardia completamente nuova. In attacco Maniero gioca dal primo minuto per Brunori. Rispetto a Cittadella ci sono ben 7 novità. Tornano da avversari all'Adriatico Benali e Mazzotta. Clima mite, 6.000 spettatori nel match diretto da Prontera di Bologna. In apertura al sesto Messias di testa chiama Fiorillo al salvataggio in angolo. Sugli sviluppi del corner Simi si divora il gol dell'1-0. Approccio non brillantissimo per i biancazzurri, anche se al 13° Macino lancia Maniero, che tutto solo davanti a Cordaz si fa respingere. La conclusione con Galano, che poi mette in rete ma in posizione di fuorigioco, e con il fischietto Felsini che annulla su segnalazione del secondo assistente. Gara subito intensa, visto che al quarto d'ora Messias dai 20 metri mette al lato di pochissimo. Al 18° gli ospiti però vanno in vantaggio. Scambio stretto in area abruzzese fra Simi e Benali, che con troppa facilità poi mette alle spalle di Fiorillo. Ennesimo svantaggio in apertura di partita per il Delfino, che rischia di crollare ma tiene botta con i calabresi, che continuano ad attaccare dimostrando una grande abilità nel palleggio, e con Benali che al 25° grazie a Fiorillo che si immola e salva. Biancazzurri in grave difficoltà con Castanos, che però ci prova al 28° mirando all'angolino con Cordaz che si rifugia in calcio d'angolo. Ci provano i padroni di casa, ma quando attacca la squadra di Stroppa crea pericoli. I minuti finali di primo tempo vedono al 43° la traversa ancora del centrocampista biancazzurro prima del doppio fischio di Prontera, che chiude un primo tempo di grande sofferenza per gli adriatici. La ripresa vede in campo nel Delfino Di Grazia per Galano. Al secondo minuto uscita scriteriata del portiere ospite con il pallone di Cisco fuori misura. Il Pescara ci prova ma con poche idee, e al 12° sugli sviluppi di un corner Benali fa 2-0 e doppietta personale per il Crotone. La gara è già in ghiaccio. Gelo invece sull'Adriatico con buio pesto per i padroni di casa e con Stroppa che manda in campo Maxi Lopez per Simi. Poco dopo al 18° Benali esce dal campo fra gli applausi. Al 22° Zauri gioca la carta Brunori per Maniero. La gara sembra però segnata, anche se al 24° Macine cerca la prodezza in area pitagorica mandando il pallone sopra la traversa. La reazione del Delfino però non c'è. Per il Crotone è gioco facile mantenere il doppio vantaggio e nel finale trovare il tris al 33° con crociata. Negli ultimi minuti spazio a Borrelli, ma la partita è già chiusa, con il Pescara che si lecca le ferite per il secondo KO di fila. Allora, una sconfitta, lo possiamo dire, con poche attenuanti questa sera? Ma sì, assolutamente, non abbiamo niente di cui parlarne, è assolutamente responsabilità, è mia totalmente, quindi mi dispiace per quanto riguarda il risultato, dove ci vedete sotto di 3 gol, quindi c'è poco da giustificare. Dispiace comunque per i tifosi e per tutto l'ambiente, perché chiaramente nessuno si aspettava una sconfitta del genere, quindi purtroppo siamo dispiaciuti. 3 partite, un solo punto all'attivo. È già una piccola crisi per il Pescara, anche se siamo appena dopo 6 giornate. No, il problema secondo me era un altro: aspettarsi che le vincessimo tutte. Sicuramente lo spettacolo visto oggi non è quello che vogliamo fare. Il Pescara è una squadra giovane che ha bisogno di crescere, di fare esperienza. Purtroppo questa è abbastanza traumatica visto il risultato, ma insomma il Pescara è una squadra che lotterà secondo me per la salvezza, perché questo è quello che vogliamo fare, quindi volare non basso, di più, come ho sempre detto. Quindi chiaramente chi parla di altre cose non vuole bene al Pescara. Sì, a me dispiace soltanto di non averla chiusa nel primo tempo, perché la partita, soprattutto nei primi minuti, potevamo essere più incisivi in qualche giocata negli ultimi metri. Però sì, è vero, credo che la squadra abbia legittimato
la prestazione. E venire qua a Pescara a giocare così, imporsi in questa maniera, è motivo di orgoglio e di soddisfazione per i miei giocatori. No, questo non vivo di queste cose. Io sono soddisfatto di vedere la squadra che gioca così. L'anno scorso bene o male stava andando in questo senso, poi c'è stato un infortunio tecnico dove abbiamo concesso il gol al Pescara, però era più o meno sulla falsa riga, poi è andata diversamente, ma non è stroppa contro il Pescara, qua è il Crotone che si è imposto in questa maniera, quindi io sono contento per la mia squadra e per i miei giocatori. Ma io non ho visto una squadra spenta, assolutamente, credo che siamo stati bravi noi a non concedere palleggio, a non concedere magari la capacità di innescare giocatori di qualità, soprattutto quelli davanti, anche in mezzo al campo, e quindi credo che quando due squadre si affrontano, se una squadra non si esprime in una certa maniera, credo che sia merito dell'altra o anche merito dell'altra. Buone notizie almeno in casa Teramo, che recupera in extremis Francesco Bombagi per la trasferta di Monopoli. Anche Cianci dovrebbe stringere i denti, mentre c'è qualche dubbio sull'impiego di Cristini in difesa. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Francesco Bombagi è recuperato e salvo imprevisti partirà per la Puglia, dove domani pomeriggio il Teramo affronterà il Monopoli. Insomma, la guarigione, come aveva prospettato Tedino sperando nell'arrivo di uno sciamano, pare essersi avverata e l'ex Pordenone potrebbe essere titolare dal primo minuto al Veneziani domani pomeriggio. Qualche problema in meno del previsto dunque per il tecnico trevigiano, perché Cianci potrebbe stringere i denti ed essere della partita. L'emergenza non è definitivamente rientrata, ma è meno grave del previsto rispetto a ieri, quando l'allenatore aveva escluso categoricamente l'impiego di Bombagi. L'avversario di quelli tosti, il 3-5-2 di Beppe Scienza, assomiglia davvero poco a quello che il Diavolo ha affrontato mercoledì sera incrociando le spade con la Viterbese, perché Triarico e Donnarumma sono frecce affilatissime sugli esterni, Jefferson e Fella, che ha riposato col Bari, pericoli per la difesa biancorossa, che ancora non sa se Cristini sarà della partita. Sì, loro hanno dei giocatori, sì, no, più che solo offensivi, hanno anche una gamba completamente diversa, perché se gioca Tazzer, che non so se sia convocato a destra, è un altro giocatore che ha un fisico veramente da 200 metrista, cioè un fisico con una corsa importante, una presenza e un piede buono, ma un grande atleta. Donnarumma di là è un giocatore che abbina la qualità, la struttura e la corsa. È un giocatore molto forte, è un giocatore che non mi vergogno a dire che è stato un giocatore anche chiesto da noi e ci hanno detto di no, quindi grande stima perché lo conosco da quando era a Mantova. È un giocatore molto importante, inutile negarlo, ma è una squadra che vive di grande entusiasmo, di grande corsa, di grande fraseggio. Cioè, sono giocatori, non so come spiegarvi, come sono irritanti, perché hanno quelle qualità immediate di risposta fisico-tecnica che ti mette in difficoltà su un campo difficile con un pubblico che comunque vi dà una mano, e per noi è una brutta partita da fare, come sono tutte, ma insomma, se andavamo con qualche punto in più eravamo più contenti per giocare una partita per vincerla, ma con un equilibrio diverso. E adesso la Serie D, quinto turno di campionato, che vede lo scontro al vertice tra la Recanatese capolista e il Notaresco secondo. Impegni esterni anche per Chieti e Giulianova, in casa Pineto, Vastese e Avezzano, ma in casa Biancoverde sono le questioni societarie a prendere la scena. Vediamo il servizio. Scontro al vertice della classifica nel quinto turno di Serie D, quello del Tubaldi di Recanati, dove i padroni di casa, primi a punteggio pieno, se la vedranno con il Notaresco di Roberto Vagnoni. La rimonta in graduatoria del rossoblù finora è prepotente, 3 successi nelle ultime 3 partite, la sensazione che l'entusiasmo in casa notareschina possa fare la differenza anche al cospetto di un 11 di grande calibro come quello messo a disposizione di Federico Giampaolo. Gara interna invece per il Pineto, che in settimana ha avuto l'impegno di Coppa Italia contro la
Bolzano, ma che deve cambiare marcia in campionato per tornare nella parte sinistra della classifica. L'avversario tuttavia è di quelli tosti, perché al Mariani Pavone arriva il campo basso di Mirko Cudini, altra big che ha iniziato un po' in sordina questo torneo. I molisani hanno battuto la Vastese non più tardi di 7 giorni fa, mentre i biancoazzurri hanno impattato ad Agnone col Vasto Girardi, andamento a singhiozzo che domani potrebbe vedere o l'una o l'altra dare continuità di risultati positivi. Pireto che attende di avere ancora l'organico al completo a disposizione, ma bisognoso di un successo dinanzi al pubblico amico. Altro impegno interno quello della Vastese, che all'Aragona proverà a dimenticare lo stop del nuovo Romagnoli contro un'altra compagine rosso-blu, la San Giustese. Finora nel suo stadio la squadra di Marco Amelia ha fatto sempre risultati positivi, più problemi invece in trasferta. La partita è abbordabile contro l'11, quello di Senigallesi, che invece lontano da casa finora ha raccolto un punto all'esordio a Tolentino, ma attenzione, il Pineto proprio con la San Giustese ha rischiato grosso e i marchigiani sono avversario temibile. Al De Marsi di Avezzano invece scontro delicato tra i biancoverdi e la Jesina, anche se in questo momento sono le vicende extra campo a tenere banco nella Marsica. L'esonero di Meco Monaco, l'addio della bandiera Chicco Fanti e una situazione ancora in divenire non sono affatto gli ingredienti migliori per affrontare le Leoncelli, che navigano a 2 punti in classifica. Le due squadre che invece giocheranno in trasferta, oltre al Notaresco, sono Chieti e Giulianova. Neroverdi che vanno a far visita al Matelica, altra big che sta stentando e non poco. La squadra di Gannoni invece, dopo il pari con l'Agnonese, ha dimostrato ancora una volta di essere squadra tosta e difficile da piegare. Ci vorrà parecchia solidità, anche se i marchigiani hanno steccato anche in Coppa Italia e sembrano vivere una fase di sbandamento. Trasferta in Molise invece per il Giulianova, proprio d'Agnone. Il pareggio interno col Monte Giorgio ha lasciato qualche piccola amarezza, ma finora il bicchiere giallo-rosso può dirsi mezzo pieno. La squadra di Del Grosso è stata rinforzata e adesso può giocarsela alla pari contro chiunque. E questa era l'ultima notizia. Io vi ricordo che tutti quanti i nostri servizi li potete recuperare sul nostro canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna alle 19. Buon pomeriggio.